Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E benvenuti in un nuovo video su PC Gaming. Esatto ragazzi, perché la situazione Cyberpunk, che ovviamente ha fatto esplodere un casino, ci ha fatto un po' a tutti i giocatori PC e non, fatto tornare indietro con la mente a quelli fossero i disastri tecnici peggiori mai visti, più che altro a memoria, perché noi avendo 29 anni, già ricordare andare oltre i 10 anni, io più di 15 anni di gaming ho memorie un po' offuscate. Quindi... Io andare più indietro di 15 minuti faccio fatica, per cui siamo a posto. Però giustamente molti di noi hanno avuto esperienze videoludiche pessime, decisamente fatte male, per cui abbiamo deciso di riassumere quelle che sono per noi le 10 esperienze peggiori videoludiche che abbiamo provato noi personalmente. Ci ha riaperto delle ferite questa shitstorm. Esatto, diciamo così. Ma ovviamente, dato che non hanno riacceso lampadine solo a noi questi eventi degli ultimi giorni, vorremmo la classifica anche vostra qua sotto nei commenti. Quindi noi adesso vi diamo 10 titoli porting orribili fatti per PC. Esatto, ma vogliamo sapere da voi innanzitutto quali sono le vostre esperienze. Perché come ho detto, ad esempio io The Witcher 3, non avendolo giocato al day one, per me è stato un titolo perfetto, ma magari per alcuni è stata una totale delusione da day one. Per cui volevo proprio sapere da parte vostra quali sono i 10 titoli, oppure se siete d'accordo con noi dite quali sono i peggiori 3, riordinateli, esatto, diciamo, o dite quali sono i peggiori per voi, perché questa è una cosa personale, diciamo, fino a un certo punto, sì, perché alcune certo cose punto. Sono oggettive, esatto. Però giustamente l'esperienza videoludica di ognuno di noi è bella da condividere ed è quello che vi chiediamo. Prima di andare avanti col video, ragazzi, un piccolo avviso di fine anno. Nelle prossime 2 settimane usciranno solo 2 video e in particolare ci saranno i classici video di Natale e di Capodanno, quindi aspettateveli. Ma a gennaio ci sarà un completamente devasto, perché ovviamente ci saranno tutti gli eventi di presentazione di nuovo hardware, non solo GPU che tanto non ci sono, ma soprattutto un sacco di tutte le aziende LCS. Di solito si presentano cose molto interessanti, nuovi monitor, nuove tendenze, nuove... Quindi gennaio sarà un mese allucinante. Ma dai, partiamo con la prima. Ci sono tanti, tanti titoli, cioè tanti, in realtà alcuni dei titoli di cui vi parliamo oggi, che hanno avuto problemi per PC nel loro porting, sostanzialmente nel primo periodo di vita, perché poi sono stati corretti, sono stati aggiornati, eccetera, eccetera. Ci mancherebbe altro. Esatto. Però non è il caso di tutti. Non nel breve termine, comunque. Esatto. E il primo gioco di cui parliamo... Non è questo il caso, non è stato corretto col tempo. Più che altro è che è stato aggiornato, però è venuta fuori una shitstorm allucinante. Io da appassionato di giochi gestionali, SimCity per me è stata... Ma ci giocavo anche veramente sul Game Boy Advance. Cioè è stato proprio un gioco che mi è sempre piaciuto. Tra l'altro ieri c'era City Skyline, che è il sostituto proprio un gratuitamente. Successore spirituale. Esatto, bravissimo, mi veniva gratis sull'Epic Store. Però questo gioco è uscito nel 2013, era il periodo dell'Always Online. Esatto. Con Xbox One. È uscito che poteva essere usato praticamente solo online. Sì, e c'era praticamente, la non coda, c'era offline mode. E c'era la coda, praticamente un PS Now non in cloud, perché non potevi entrare nei server. È stato un completo disastro. È un gioco che tuttora ha un 6 e 4, esatto, su Metacritic. Uno schifo atomico. Quindi voi immaginatevi code di decine di minuti per entrare a giocare, shitstorm, quindi recensioni a manetta negative da parte della community. Si parla del 2013, quindi c'era già della community ovviamente online, e tutta una cosa che ha portato ovviamente anche IA a scusarsi palesemente col pubblico e a cercare di correggere, perché non c'era un offline mode, quindi è stata richiesta a gran voce, è stata aggiunta un anno dopo. Esatto. E Electronic Arts ha poi regalato un gioco gratuitamente, perché lì funzionava. Cioè, c'è stato un periodo anche con Assassin's Creed Unity, che poi, esatto, anche Ubisoft ha regalato per appunto rendere scusarsi, sì, della schifezza fatta, perché di fatto non ha rimborsato, ovviamente non rimborsava, ma regalava un titolo in compenso. Una delusione totale. Altro gioco, in questo caso parliamo di un cazzo di capolavoro che Dio solo sa perché non ha vinto il Game of the Year nel 2018, che però al suo lancio su PC, che è ovviamente avvenuto un anno dopo come tutti i titoli Rockstar, non era proprio brillante. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Esatto. È quello che è probabilmente il più grande sviluppatore di videogiochi al mondo, quello che fa i giochi più ampi, quelli che fa i giochi più venduti, perché alla fine il gioco più venduto è Minecraft, ma è costato 20 euro. GTA 5
comunque a 135 milioni di copie ed è un gioco che è stato venduto a prezzo pieno. Ancora oggi lo vendono. E ancora oggi è uno tra i più venduti, quindi non so, è il gioco che ha fatto guadagnare più di tutti nella storia dell'industria, per cui qualcosa di enorme. Rockstar su PC, parliamoci chiaramente. Non gli piace. Non gli piace, non gli c'è piace, una brutta c'è storia. Da fare. Perché nonostante RDR2 e poi in ottava posizione GTA 4, sono stati due pessimi porting. RDR2 è stato corretto poi alla fine. Infatti. Anche abbastanza brevemente, però è uscito anche lo store di Rockstar in più il gioco ed è stato veramente un disastro. Noi facevamo i test, avevamo la key per il nuovo store ed è stato veramente un'agonia. Questo più che altro GTA 4 io l'avevo giocato ai tempi su PC, ma è un ricordo ormai sbiadito. Questa era sbiadita la risoluzione del gioco su PC, esatto. Tra l'altro RDR2 è già più una ferita aperta, perché quando è uscito effettivamente, a parte il fatto che è un mattone, ma è un mattone perché comunque è un gioco di spessore anche tecnico, però ragazzi, bug, crash, stuttering, problemi di stabilità di ogni tipo, cioè veramente classici, è uscito diciamo. Male, malissimo. Esatto. Mentre per quanto riguarda appunto questo GTA 4, i problemi principali erano legati anche questi, sempre a bug, crash, eccetera, eccetera, ma per lo più a una risoluzione e a una grafica del gioco che era diversa da quella su console e decisamente più brutta, inferiore nel porting su PC. GTA 4 per me è stato comunque il peggiore GTA, parer mio, quindi anche, cioè, inferisco anche perché secondo me è quello peggio uscito. Nico Bellic non mi ha mai conquistato. Questo è stato uno dei... Dobbiamo chiedere permesso ai nostri padri QDSS, esatto, Nicola e Mario, per parlare di questo gioco. Vabbè, perché raga. Al copyright praticamente. Qui si parla di un gioco di merda più che di un porting di merda. Non è un gioco di merda. Non è un gioco di merda. Un gioco fatto di merda. Questa è stata una delle situazioni più paradossali su YouTube, perché quando è uscito questo gioco il problema più grande sono state le recensioni del gioco. Esatto, perché mi ricordo che c'è stata anche veramente una differenza tra il voto reale dato dalle testate giornalistiche e poi la qualità effettiva del titolo, molto simile anche al discorso Cyberpunk, però oggettivamente lì parliamo a versione PC e qua a versione console. Infatti. Quindi invece lì delle stesse versioni, perché molti gli hanno dato 9 a Kingdom Come e poi il gioco veramente era completamente rotto. Era rotto. E veramente rotto, al di là di bug glitch che è una cosa, ma quando hai continui crash, le missioni si interrompono. Cioè io ho guardato, non l'ho giocato tantissimo, l'ho giocato poco, ho guardato però tantissimo i video di QDSS e sinceramente mi sono fatto di quelle risate allucinanti, perché di quei bug che non avevano veramente senso. No, davvero. Lì poi loro ne hanno fatto una serie intera, tra l'altro hanno fatto il loro cavallo di battaglia, visto che a loro i cavalli piacciono in particolare. Quindi veramente è stato un gioco allucinante in negativo Kingdom Come, proprio insalvabile. A qualcuno di voi è piaciuto? Come siete riusciti a finirlo senza problemi? E c'è una fine, tra l'altro. È un gioco che ha creato molto astio questo, sì, perché sì, comunque sì, ci sì. sono alcune persone che sono riuscite a goderselo ed è piaciuto, ad altre però che giustamente lo definiscono un qualcosa di rotto da rendere. Infatti. Io ho dolore nell'esprimerti la posizione di questo gioco. Sì. Perché azzarderei a definirlo capolavoro. Forse esagero, però è un parere personale. Però No Man's Sky, ragazzi, in questo momento è un giocone. È veramente un giocone. Però, raga, quando è uscito, ha dato vita a uno dei meme più belli del web di sempre. Sì, sì, no, veramente. È la cosa più bella mai vista. Welcome to Jurassic. No Man's Sky sembrava, quando è stato presentato, quando è uscito anche, qualcosa di estremamente rivoluzionario. Procedurale. Doveva cambiare il videogioco per come era fatto. Invece poi si è rivelata una cagata al lancio. Più che altro è stato il primo gioco dove c'è stata un marketing A e un'uscita Z. Cioè, mai tanta differenza c'era tra contenuto promesso e contenuto poi effettivo. A parte in Watch Dogs, però ci arriviamo. Ma lì è grafico, qua è proprio anche contenuto, proprio di effettive possibilità di giochi. Anche qua molti hanno paragonato la situazione attuale di Cyberpunk a No Man's Sky, secondo me in maniera erroneamente. Molto erroneamente.
però comunque delle affinità ci sono, innegabile. Il problema più grande di No Man's Sky è che i mondi creati proceduralmente erano spesso molto simili, alcune volte uscivano delle cacate abominevoli, per cui diciamo che al lancio non ha proprio convinto in questo senso, però il team ci ha lavorato tanto in questi anni, infatti anche quest'anno ha preso un sacco di premi, è stato riconosciuto spesso e volentieri come un gioco in continuo sviluppo e è stato apprezzato. Ma ha vinto anche dei premi, cosa, se non sbaglio. Ha preso l'ongoing game dai Game Awards, o comunque ha vinto un paio di giochi. È stato sul... supportato come non mai, veramente. Credo sia la storia della Fenice nella storia del videogioco più veramente chiara, perché io vi giuro, ci ho passato più di 80 ore su No Man's Sky. Io adoro questo tipo di giochi, mi è piaciuto tantissimo e tra l'altro sono un giocatore da Day One, quindi ci ero rimasto male, ma avevo talmente tanto hype e voglia di giocarlo che sinceramente adesso sono contento veramente di averlo comprato, però ovviamente al lancio ero abbastanza incazzato, sì, effettivamente. Come sì. Come tutto il web. Ah, una conoscenza recente. Allora ragazzi, si può dire di tutto su Sony tranne che non sappia fare i porting su PC. Che cazzo c'è? Ma di fatto è che Sony non ha mai fatto questo porting su PC, perché nessuna azienda ci ha mai messo mano, ed è quello il punto, porca miseria. Horizon uscito su PC era una merda atomica. Bisogna dare atto a Guerrilla di essersi rimboccata le maniche e con l'aggiornamento di meno di un mese fa averlo sistemato al meglio possibile, dandogli ora una parvenza di normalità. Ma l'uscita era qualcosa di abominevole. Noi l'abbiamo giocato nelle all'uscita, raga. Sì, perché era agosto, eravamo in ferie. Esatto, era l'unico motivo, era quello. Poi col Covid non siamo neanche andati via, per cui... Proprio nerdato alla grande. Esatto, cioè io non vedevo l'ora che veramente di giocarci, perché ho detto, l'avevo preso anche per PS4, poi non l'ho giocato per PS4, ho detto, vabbè, lo gioco su PC. Cioè rimaneva l'HD sulle cutscene. Bellissimo. Cioè, veramente, al di là dei problemi prestazionali, stuttering clamoroso. Framerate, cioè, era la cosa migliore. Mamma, quando è arrivato il gioco scaricato, Davide mi manda un messaggio: ma con la 2080 di Aidio, ma non faccio sti FPS di merda. E non avevo usato quella bestemmia, stavo usato bestemmie, no, molto, infatti, più importanti. Horizon ha avuto parecchi problemi. No, veramente è stata una delusione totale, anche perché il mese prima esce un gioco con lo stesso motore grafico, ovviamente stiamo parlando di giochi diversi completamente, tutto, però che si può affermare essere uno dei migliori porting su PC mai usciti. Tra l'altro che da un gioco uscito in esclusiva su PlayStation non è che proprio ce l'aspettavamo, in quel senso, ci aspettavamo più un lavoro alla Horizon, veramente. Cioè il mese prima esce Death Stranding, il mese dopo Horizon, cioè una differenza tra i due titoli. Poi scopriamo che è stato messo in outsourcing, come avevo detto anche nello scorso video, a un'altra società, e il lavoro è stato fatto semplicemente da cani, non è una questione di, perché adesso gira decisamente bene e se volete giocarlo ci giocate tranquillamente, però c'è stato un bel review bombing su Steam ed è per quello che è importante avere le review Epic e tutti gli altri, e dovete implementarle molto. Steam è una spanna sopra ormai, cioè ormai oggi, poi vediamo cosa faranno i però prossimi. È molto importante, perché giustamente uno dice, cazzo, Horizon su PC, cazzo, lo voglio giocare adesso. Come in noi, queste adatto. Vacanze di Natale straconsigliato, nelle vacanze estive un po' meno. Watch Dogs. E beh, qui poteva mancare Ubisoft. Beh raga, che dire, di Ubisoft ci siamo limitati a Watch Dogs, io dico solo questo. Esatto, siamo stati abbastanza bravi, perché si poteva mettere Unity, si poteva fare una bella lista della spesa, però abbiamo deciso di mettere quello che forse ha avuto la shitstorm, sì, più grande di tutti, perché è uscito, oltretutto perché anche lì c'erano rimasti male, perché in quel periodo avevo la 970 bella fiammante, e giustamente un gioco del genere, quando vedi alle 3 quel trailer, bravo, lì fantasmagorico, sembra ray tracing. Quello è stato il problema più grande, ragazzi, le aspettative, perché in quel caso era stato mostrato veramente un altro gioco completamente, cioè tipo era stato mostrato un gioco PlayStation 4, passatemi il paragone, e poi è stato rilasciato un gioco PlayStation 2 imparagonabile a quello che era stato mostrato nei trailer, ed è nata una shitstorm di dimensioni bibliche, ragazzi, che giustamente secondo me ha un po' anche ridimensionato i trailer, perché
e giustamente da lì in poi tutta la situazione trailer, viste le tre, un po' ho detto sì, ok. Lì è diventato un meme, esatto, cioè, senso, ci crediamo, proprio... ormai ci crediamo un po' meno. Vedete come molti di questi giochi hanno comunque instaurato in noi delle difese per poi non cascarci più la volta dopo. Esatto. È quello anche cosa importante anche per il discorso pre-order o altro. E tra l'altro ha lanciato la moda di mettere i disclaimer nei trailer con scritto in engine o game, in gioco, registrato in gioco, tutte queste cose qui per non far sembrare che è tutto costruito, renderizzato. Appunto su questo fatto interessante, Cyberpunk 2077, la versione demo è più brutta della versione uscita su PC. Questo è un fatto ed è una cosa comunque qual è la versione demo? La versione uscita nel 2018, il demo del 2018, la versione del trailer è più brutta della versione uscita su PC quest'anno, per cui questa infatti è più in linea con quello che è stato CD Projekt fino adesso e per quello che comunque rimaniamo male di quello che è successo per PS e per Xbox One base. Il trittico delle meraviglie, trittico delle meraviglie. In realtà noi non abbiamo fatto una classifica, però questi probabilmente sono i tre peggiori. Questo è un gioco vecchio, vecchio, ma veramente vecchio. Si parla di la metà dei nostri anni fa. Esatto. Che aveva un piccolissimo problema per PC, ma è una roba che ti dici... Ma minuscolo! Non funzionava il mouse! E tu dici... Tra l'altro non è che era un gioco che potevi effettivamente giocare con la tastiera. No, è un TPS. Un TPS, quindi tu dovevi sparare, picchiare. Un third person shooter. Parliamo ovviamente di Resident Evil 4. In questo caso, vabbè, il porting è stata una roba veramente allucinante. Imbarazzante. Su PC non poter usare il mouse in un TPS è veramente qualcosa. Già solo questo proprio... Ma già non poter usare il mouse su un gioco su PC, anche se è un gioco che diciamo è affine al controller, è una roba fuori dalla man di Dio. Fuori dai. Veramente di testa. Questo è ingiustificabile. Ma passiamo a qualcosa di un po' più nuovo. Beh, raga, la Shitstorm forse è una delle più grandi, anche per la validità dei giochi in sé, per il brand che si porta dietro, che forse uno di... perché Rocksteady più Batman è qualcosa di importante. Ti esce un gioco così, Batman Arkham Knight, e poi esce una merda di dimensioni bibliche fatte da uno studio, anche lì stessa colpa, di terze parti, che ha fatto un lavoro osceno, veramente osceno, che aveva i peggiori problemi in questo mondo. Cioè io mi ricordo che con le GPU dell'epoca non arrivavo ai 10 fps in alcune scene, cioè singola cifra in GPU top di gamma, comunque versioni 70, cioè mamma mia, aveva stutteri, bug, tutti cioè, i problemi proprio... del mondo aveva, era proprio cioè, rotto. Cioè Cyberpunk in confronto era una meraviglia. Infatti, se abbiamo parlato di gioco rotto con Kingdom Come, veramente Batman è disintegrato, è uscito su PC, proprio una merda totale. Questa è veramente stata una versione e una delusione personalmente, perché è un gioco comunque che ha un nome del genere, un impatto... Batman! E che non ci vuoi giocare a Batman. Cioè, stai scherzando? Cioè, c'era la Batmobile, cioè... C'era il Free Flow, il tuo carissimo, amatissimo Free Flow. Che schifo. Vabbè, però ai tempi di Batman era il primo, sì. Per cui ci stava. Mai però la cicatrice è profonda come quella rilasciata da... il primo Dark Souls. From Software. No, veramente. From è come Rockstar. Il PC non lo usa neanche per svilupparli i giochi. Non sa proprio cos'è. A me che schifo che mi fa il PC. Che cazzo devo farci sul PC? Vabbè, facciamo che ci metto un metodo di autenticazione per entrare nel gioco che già scoraggia tutti i giocatori a giocarci. Così non ci gioca nessuno. Beh, quello era Game for Windows all'epoca. Ma ve lo ricordate il discorso di Game for Windows, ragazzi? Io ti giuro. Non so quanto tempo ci abbiamo messo a capire come iniziare a giocare. E che ci sentivamo, dei tempi eravamo tutti... 7-8 anni fa eravamo. Non mi ricordo, davvero, abbiamo dovuto guardare le guide online, perché ma come cazzo funziona Game for Windows? Cioè già entrare era una roba, tu chiami GDR, action, terza persona, mouse e tastiera. Cioè, minchia. Regolare. Cioè, ascoltami, vai, mouse e tastiera, ma che non va... ma non si può giocare... Attacchi il controller, cazzo dici... 2012, 780, schede comunque di un certo già più potente di PS4, cioè 780, 770 erano già più potenti. Ma cos'è quella merda che sto guardando? 30 FPS. Che risoluzione locati, è quella? Gioco veramente è il peggior, a mani basse, il peggior porting mai fatto per PC. Peggiore. Raga, girava a 720p e non si poteva cambiare risoluzione al lancio. Vi basta questo. Era qualcosa di veramente, clamorosamente schifoso, per poi essere veramente
uno dei giochi che ha cambiato di più il mondo del videogioco negli ultimi anni. Perlomeno. Cioè, veramente il porting su PC era qualcosa di incagabile. E allo stesso tempo, From su PC non è che è migliorata molto, perché lo stesso Sekiro, gioco dell'anno, che ci è molto piaciuto, è migliorato su PC tanto, ma è uscito col frame rate bloccato, non supportava i 21 noni, con alcuni problemi di stabilità che oggettivamente per un gioco, soprattutto con quel carico di texture... Ma poi sblocca i frame, che cazzo ti costa? Cioè, è un file da sbloccare, cosa te ne frega? Infatti le mod, noi avevamo fatto un video su come sbloccare e sbloccare i frame rate e usare i 21 noni, perché oggettivamente, cioè, ormai qualsiasi gioco è peggiore AAA possibile ti permette di fare questo. Questo è il gioco dell'anno, esatto, 2019, Game of the Year 2019. Game dell'anno scorso, cioè era fino a 2 settimane fa era il Game of the Year e non aveva queste cose, cioè vediamo From come si comporta con i prossimi vediamo porti. Con Elden Ring come si comporta, ma su PC attendiamo veramente il salto di qualità, perché fino adesso, cioè, veramente vedere il primo gioco, il primo Souls tecnicamente valido non fatto, giocarlo roba che non è di From Software, perché è di Blue, come cavolo infatti, si chiama Blue Point, veramente un po' mi scoraggia, soprattutto perché Sekiro mi ha preso parecchio e mi era piaciuto tanto come gioco. Dover star lì a magheggiare è una roba che mi dà fastidio. Ragazzi, questi sono i 10 giochi che a noi personalmente hanno segnato di più negli ultimi anni, gli ultimi un po' di anni in realtà. Ovviamente, ragazzi, se avete anche diciamo una memoria molto più lunga, un'esperienza molto più lunga, fatecelo sapere qua sotto nei commenti qualcosa. Magari che... siete anche semplicemente più grandi di noi. A me Stronghold 3 ad esempio aveva fatto cagare, è vero. Io adoravo Stronghold. Mi ricordo che mi ero bloccato a un certo punto perché non riuscivo più ad andare avanti, ma non so se era un bug del gioco o ero io che ero scarso. Probabilmente, però adoravo Stronghold. Cioè, probabilmente ce ne sono tantissime altre di situazioni. Abbiamo preferito questi perché sono la maggior parte più recente, a parte uno che ha un bug forse il più stratosferico, perché non far funzionare il mouse veramente è qualcosa di stratosferico. Però comunque più vicini, alcuni sono giochi, alcuni sono capolavori, alcuni sono grandissimi giochi. O comunque lo sono diventati in generale. Esatto, hanno segnato comunque un'epoca in questi ultimi anni. Però il loro esordio, comunque il loro inizio su PC è stato terribile. Ragazzi, fateci sapere, riordinate queste posizioni come preferite, come alla peggio ovviamente, dalla peggiore alla... no, dalla migliore alla peggiore, fino ad arrivare al podio. Fateci sapere i vostri peggiori ricordi videoludici. Esatto. E alla prossima, ragazzi.